arrivati i tanto attesi incentivi, ne parliamo con gli attori dell'automotive. Siamo stati a Barcellona a provare la nuova Toyota Aygo Cross. Benvenuti a una nuova edizione di Mobimag, il TG che racconta l'attualità della mobilità. Iniziamo con una notizia tanto attesa da tutti gli attori del settore automotive. Finalmente sono arrivati gli incentivi per l'acquisto di auto a basse emissioni. Ecco come funzionano. Dopo 7 settimane di attesa, il governo ha trovato finalmente l'accordo sugli incentivi per le auto a basse emissioni. I bonus erano stati deliberati già a fine febbraio, ma poi si sono fatti attendere per oltre 1,5 mesi. Ora, dopo la firma del DPCM da parte del Presidente del Consiglio Draghi, si attende la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e la predisposizione della piattaforma per la prenotazione. Il decreto stabilisce lo stanziamento di 650 milioni di euro, precisamente 220 milioni per la fascia delle auto con emissioni da 0 a 20 grammi al chilometro, 225 milioni per la fascia da 21 a 60, 170 milioni per la fascia da 61 a 135. I restanti 35 milioni sono riservati all'acquisto di ciclomotori, motocicli e veicoli commerciali. In programma, nello specifico, un contributo di 2.000 euro per la fascia 61-135, solo con rottamazione di un veicolo di classe inferiore all'Euro 5. 4.000 euro per le 21-60 con rottamazione, 2.000 euro senza rottamazione. 5.000 euro per le 0-20 con rottamazione. 3.000 euro senza rottamazione. Differentemente dalle precedenti tornate di incentivi, il contributo dello Stato è riservato ai privati. Le aziende dunque sono state escluse, con un'eccezione: le auto delle fasce 0,20 e 21,60 grammi al chilometro potranno essere intestate a un'azienda, solo a condizione che vengano impiegate in attività di car sharing e mantenute in flotta per almeno 24 mesi. Sono i concessionari ad accompagnare gli acquirenti all'acquisto dei modelli che beneficiano degli incentivi. E proprio ai dealer abbiamo chiesto che impatto avranno sul mercato le nuove misure governative. Credo che gli incentivi sono sempre un po' sono una cura palliativa al sistema, nel senso che noi non possiamo pensare di fare imprese e aziende sugli incentivi. Ok, benvengano, aiutano, ma il tema è quello che ci deve essere comunque una totale, una completa ristrutturazione fiscale dell'automotive all'interno di questo paese. Questo è il tema vero, è il tema che va affrontato se vogliamo pensare di affrontare un futuro che dia risposta a una sostenibilità di un business, di una filiera importantissima che non riguarda ovviamente solo i concessionari, ma riguarda tutta la filiera di produzione. Sì, è arrivato, purtroppo ha avuto un'ulteriore riduzione, un ulteriore taglio rispetto a quello che ci si aspettava, quindi ritengo che gli stessi, seppur graditi, perché sono sempre meglio che niente, avranno una durata in termini di tempo molto modesta. È fondamentale però che ci siano incentivi in forma strutturale che possano valorizzare il cambiamento del ciclo di vita dell'auto, perché noi abbiamo 14 anni di anzianità media delle vetture, che è assolutamente intollerabile per quello che dobbiamo realizzare dal punto di vista ecologico, e quindi le risorse da mettere in campo dovranno essere necessariamente superiori. Al fermento del mercato dei privati si contrappongono le preoccupazioni del settore dell'auto aziendale. Sul tema lasciamo la parola a Marco, che è stato per noi a Venezia in occasione del Mobility Hub On Track. Grazie Maria Francesca. Abbiamo colto questa occasione per chiedere ad Andrea Cardinali, direttore generale di Unrae, a un costruttore, a un noleggiatore, un commento sul fatto che le aziende sono state escluse dagli incentivi appena deliberati. Un errore, l'unico termine che mi viene per definire questa nuova configurazione degli incentivi è che sono un errore. L'esclusione delle imprese è, dal punto di vista logico-concettuale, è ingiustificabile. Le imprese sono da sempre un traino per la transizione ecologica, perché sono quelle più orientate a motorizzazioni innovative, quindi anche a vetture più sicure, hanno un ciclo di sostituzione più breve, quindi vetture che abbassano l'età media del parco circolante, che immettono un usato fresco e quindi anche alla portata di tasche non troppo profonde, e quindi escluderle non ha nessuna giustificazione, se non forse quella, con un po' di malizia, di far durare più a lungo i fondi che sono stati stanziati.
provvedimento è un provvedimento che ci ha stupito perché il settore del noleggio è il settore trainante della mobilità green. I dati dell'ultimo trimestre lo confermano ampiamente, visto che ormai quasi il 70% dei veicoli elettrificati immatricolati in Italia sono immatricolati da società di noleggio. Sappiamo come le società di noleggio sono virtuose per il cambio della flotta, atteso che la vita media, diciamo, è di 3-4 anni e mettono poi nel mercato dell'usato veicoli freschi. Pertanto, diciamo, questo provvedimento dimostra che c'è una visione ancora molto collegata alla proprietà dell'auto e non al suo utilizzo. Il commento sugli incentivi 2022 è in chiaroscuro, è fatto sicuramente di luci perché finalmente sono arrivati. E la politica degli annunci mai realizzati è deleteria per il mercato, per il settore e confonde il consumatore. E finalmente, questa è una novità importante, sono triennali e quindi permette programmazione. E le luci però si fermano qui, il resto del giudizio è purtroppo sotto una luce scura. E primo perché le risorse destinate sono veramente molto poche, ma soprattutto perché le persone giuridiche sono quasi del tutto escluse ed è esclusa una buona fetta di questo settore e di questo mercato. E quindi la speranza è che ci possa essere una rimodulazione o un ripensamento di questi incentivi e che possano essere completati nelle prossime settimane nell'attesa di mettere a punto la piattaforma del Ministero. Da Venezia voliamo a Barcellona, dove abbiamo fatto una prima conoscenza della nuova Toyota Aygo Cross, la compatta cittadina che punta anche alle flotte. Si scrive Aygo X, si chiama Toyota Aygo Cross, l'ultima arrivata nella gamma delle compatte della casa giapponese. Il design è originale e accattivante, con tetto a contrasto e grandi ruote da 18 pollici. Un vero crossover, ma anche un'auto cittadina. Le dimensioni, infatti, pur cresciute rispetto alla versione precedente, restano compatte e non raggiungono i 4 metri di lunghezza. Il raggio di sterzata è ridotto per adattarsi al meglio alle esigenze della guida cittadina. La seduta è rialzata, si sente, c'è un'ottima visuale, la sensazione è quella di essere ben piantati sulla strada e di avere sempre tutto sotto controllo. Abbiamo provato la nuova Toyota Aygo Cross su strada, adesso indaghiamo un po' come entrerà nel mondo delle flotte, lo facciamo assieme a Cristian Mokorovic, direttore commerciale di Toyota Italia. Sì, buongiorno, allora Aygo Cross è il nuovo prodotto, avrà sicuramente un ruolo fondamentale per quello che riguarda il mondo delle flotte e quindi porta con sé delle doti veramente eccezionali in termini di guidabilità e in termini anche di, come dire, la fa sentire un po' di un segmento superiore a quello che noi definiamo il segmento A della vettura. Chi è il driver ideale? A chi si rivolge la Aygo Cross nel mondo delle flotte aziendali? Nel mondo delle flotte aziendali si può rivolgere sicuramente a un fleet manager che ha bisogno di mobilità all'interno di grandi città, quindi con dimensioni di una vettura piuttosto contenute, ma senza perdere quell'elemento importante anche di piacevolezza di guida e anche, perché no, nello stile, no, di avere una macchina che comunque ha un determinato stile. E per oggi è tutto, vi ringrazio come sempre per essere stati con noi, ma prima di salutarvi vi ricordo che ad aprile è in programma un nuovo webinar organizzato da Fleet Magazine in collaborazione con Asso Lombarda, cioè il 20 aprile alle ore 10 con l'incontro digitale con focus su tecnologia e sicurezza nelle flotte aziendali. E ad aprile, dal 26 al 29, ricomincia anche il corso di formazione organizzato da Fleet Magazine per i mobility manager delle aziende in collaborazione con TUV Italia Academy.